All'interno del calendario dell'estate gelese anche la manifestazione dei carretti siciliani, un momento di folklore per richiamare le origini della nostra terra. Siamo stati invitati dall'amico nostro e siamo qua per partecipare, per fare questa manifestazione. Papà aveva il cavallo e sempre portiamo la tradizione. È bellissimo ritornare a vivere al 100% dopo 2 anni di pandemia anche attraverso queste manifestazioni. Ma questi sono eventi che richiamano il territorio, valorizzano tantissimo quella che è una tradizione locale legata alla storia e alla cultura del carretto. Grazie all'amico di Dio Antonio e Pasquale che ogni tanto si prodigano a realizzare queste manifestazioni che richiamano tante attenzioni sia sotto il profilo sociale che anche culturale. E il benemerito anche alla città di Gela, all'amministrazione comunale che ha inserito nel programma estivo l'evento della manifestazione della sfida del carretto siciliano. Per i piccoli soprattutto serve per rinnovare le tradizioni, così conoscono le nostre tradizioni e conoscono da dove vengono e da dove veniamo. Noi siamo compagnia folcloristica Ciao di Sicilia e veniamo da Augusta. Siamo un gruppo folk, facciamo musica folk popolare siciliana, canti e danze siciliani che rievocano la Sicilia di un tempo, quindi la vita anche nei quartieri, quello che avveniva proprio una volta nella nostra antica terra. Com'è nata questa passione? Questa passione è nata da un gruppo di amici che abbiamo, diciamo, tutti quanti il nostro hobby, il nostro amore più grande è quello per le nostre tradizioni e i nostri valori. La Sicilia, noi pensiamo che è veramente una terra che ha tanto da dare e deve essere, le nostre tradizioni e i nostri valori devono essere tramandati soprattutto alle nuove generazioni, altrimenti si vanno a perdere. Diciamo che gli strumenti tradizionali popolari sono diversi, quella che vedete ora è una fisarmonica, ma abbiamo anche un altro strumento che ci hanno portato gli arabi come il tamburello e qui vediamo il nostro Marco che lo suona, poi la chitarra, la zampogna, il friscaletto di canna e strumenti che fanno parte in qualche modo della tradizione agropastorale del popolo siciliano e alle volte strumenti costruiti anche con attrezzi rudimentali e con i materiali che passava il luogo, quindi la nostra bella isola. Perché è così bello e così importante tramandare anche queste canzoni? È importante perché le tradizioni, cioè noi viviamo di storia, le nostre radici sono la storia della nostra vita praticamente. Non bisogna dimenticare tutto quello che ci hanno tramandato i nostri nonni. È importante perché se si vanno a perdere quelle che sono state le radici di una nascita, giusto? Cioè si perde tutto, secondo me si perde l'identità di una nazione, l'identità di una regione, l'identità anche di un paese.